Lorenzo Marone, benvenuto a Rieti. Intanto per l'ottava edizione del premio letterario Città di Rieti, premio che si apre proprio con la presentazione della tua opera. Essere felici è una scelta? Cominciamo subito. Una domanda facile. No, è una scelta cercare di tendere alla felicità. Bisogna scegliere ogni giorno di combattere per tendere la mano verso la felicità, per essere un po' più in contatto con i propri desideri più profondi, con il proprio io, cercare di instradarsi, ecco, verso quello che sentiamo nostro, quindi scegliere la strada che più ci appartiene. Ecco, in questo la tua scelta di scrivere è stata un po' una ricerca della felicità, abbandonando quello che avevi fatto prima. Sì, la tua professione precedente. Sì, è stata una scelta, una delle mie poche scelte, perché poi scegliere mi logora. È stato, se posso dirlo, un atto di coraggio, nel senso che mi sentivo ingabbiato nella mia vita precedente, come può capitare a molti, e ho cercato di mettere, appunto, come dicevo prima, al centro della mia vita le mie passioni. Poi certo non è che va sempre bene, no? Nel senso che poi ci sono le mille difficoltà quotidiane, però secondo me non è tanto importante cambiare, stravolgere la propria vita, fare anche dei piccoli cambiamenti che ci aiutino a vivere la nostra quotidianità con meno peso, quindi tendere a questa felicità che poi è nelle piccole cose, no? Come dice anche Cesare. Senti, tu sei giovane, il tuo personaggio, un anno meno di me, quindi sei giovanissimo. Sì. Il tuo personaggio però comunque è un uomo anziano, sì. E c'è anche un punto di vista ancora più diverso da te, perché è il punto di vista di una donna che viene maltrattata. La scelta di, appunto, creare questi personaggi così lontani da te è stata particolarmente complicata? Hai dovuto ricercare? Allora, per quel che riguarda Cesare, no. La domanda classica è come hai fatto a metterti nei panni di un ottantenne? In realtà non c'è una risposta, nel senso io volevo, come ho fatto, penso di essere una persona sensibile, la sensibilità ti permette, no, di metterti nei panni, di sentire un po', di partecipare a quello che sentono gli altri. La scelta era quella di parlare di un ottantenne perché mi interessava affrontare proprio il discorso di una persona che facesse un bilancio della propria vita nel guardarsi indietro, quindi avesse una visione della sua vita più ampia, quindi per questo ho scelto un protagonista di 77 anni. Volevo parlare proprio dell'importanza di scegliere, di rimpianti, di bilanci, e quindi sono partito da un 77enne. E la scelta invece di parlare di violenza sulle donne, quindi della personaggio Emma, deriva dal fatto che il nostro Cesare è un burbero, uno che ha difficoltà a donarsi agli altri, alla vita, a tendere la mano, come dice lui, e mi serviva quindi un evento drammatico che potesse un po' scuoterlo da questa sua apatia, quindi che lo costringesse a ridonarsi soprattutto agli altri, quindi tendesse questa mano. E quindi ho scelto di parlare di questo evento, che è comunque un argomento che mi stava a cuore, e ovviamente lì mi sono dovuto documentare, ho fatto diverse ricerche, ho letto tante storie vere di donne maltrattate. Quindi è stata quella la fase più nella quale mi sono dovuto documentare. Il resto invece Cesare è frutto della mia fantasia. Senti, quindi a qualunque età, in effetti, indipendentemente dal percorso che si è seguito fino a quel momento, si può decidere di cambiare qualcosa. Non è detto che, essendo arrivati a quasi 80 anni, ormai si debba continuare a procedere come si è sempre fatto. Sì, è questo proprio il messaggio, no? Perché poi è un libro che parla di, lo hanno definito addirittura romanzo di formazione. Io non sono tanto d'accordo perché, a parte l'età del protagonista, però non c'è una vera trasformazione di Cesare, c'è un piccolo cambiamento anche nei confronti, no, di come si approccia agli altri, alle emozioni, eccetera. Però mi piace, è un libro che parla di vecchiaia, quindi di solitudine, di violenza sulle donne, però a me piace definirlo un romanzo sul cambiamento, no? Sull'importanza di cambiare. Il messaggio è proprio questo: per fortuna è possibile cambiare, quindi scegliere di cambiare, scegliere di trovare altre strade, di rimettersi in gioco, di essere più in contatto, come dicevo prima, con il proprio io più profondo a qualsiasi età. Certo, è spiegabile farlo prima di 77 anni, però è possibile farlo fino all'ultimo. Senti, il tuo romanzo è stato tradotto in tantissime lingue, è arrivato ormai alla settima ripubblicazione, insomma, un successo, te lo aspettavi? No, nel senso che
Sai, io ero un nome sconosciuto, ho fatto due pubblicazioni ma con editori minori, quindi questa era la prima pubblicazione con un grande editore. Non lo speravo, cioè lo speravo ma non lo immaginavo, nel senso che è stato un anno pieno di cose importanti, ci sarà un film addirittura, insomma era inimmaginabile, quindi è stato quella scelta mi ha portato bene, no?